Ecco patente, incontro di formazione riservato alle autoscuole UNASCA. Patenti facili, a Monza 108 candidati alla sbarra. Roma, il pirata della strada fermato grazie a Twitter. Patenti false a Caserta, il commento del segretario autoscuole Patella. Buongiorno, bentrovati a una nuova edizione del TarGT TV News. L'appuntamento di oggi, venerdì 13, si apre con l'incontro di formazione Ecopatente che si è svolto mercoledì 4 novembre, riservato alle autoscuole associate UNASCA. Hanno partecipato alla formazione circa 50 titolari e istruttori di autoscuole delle province di Milano, Monza e della Brianza. È stata l'occasione per spiegare le novità riservate agli operatori professionali che l'ufficio provinciale metterà in atto e ha dato anche la possibilità di presentare la nuova convenzione stipulata con Citroen che permetterà agli associati UNASCA di usufruire di importanti sconti sull'acquisto di veicoli e sulla loro manutenzione. La riunione ha anche evidenziato la stretta collaborazione che la segreteria provinciale guidata da Roberto Masoc ha mantenuto con il direttore, l'ingegner Paolo Nucera, in una serata dove ci si è confrontati sui temi quali la riorganizzazione della motorizzazione e la gestione delle sedute degli esami di guida. E rimaniamo sempre sul territorio milanese, a Monza, per parlare ancora una volta di patenti facili. Sono 108, soprattutto stranieri, i candidati al centro dell'inchiesta che riguarda appunto le patenti facili nella zona di Monza. L'accusa è quella di aver ottenuto facilitazioni per il conseguimento della patente dietro il pagamento di cifre che vanno dai 1.000 ai 4.500 euro tramite modalità che prevedevano anche l'esecuzione dell'esame da parte dei responsabili delle autoscuole. L'indagine è stata condotta dai carabinieri di Sesto San Giovanni, si è concentrata sulle motorizzazioni e le autoscuole della provincia di Milano e della Brianza, appunto portando già la condanna tramite rito abbreviato di 12 funzionari della motorizzazione e di proprietari di 3 autoscuole. E Twitter è al servizio della giustizia. È successo a Roma, dove è stata rintracciata e fermata una donna che la sera del 1 novembre si era data alla fuga dopo aver investito un uomo di nazionalità senegalese a Roma. I vigili capitolini si sono appunto serviti del social network, dove hanno ricevuto un commento anonimo che segnalava la targa, la presunta targa della piratessa, che, messa alle strette nella centrale, ha confessato appunto di essere la responsabile dell'incidente, ma ha anche dichiarato che insieme a lei nel veicolo c'era il marito. Per la coppia, quindi, le accuse sono di omissione di soccorso e favoreggiamento. E concludiamo con una nota del segretario nazionale autoscuole Emilio Patella riguardo alle patenti facili a Caserta, le patenti false. Il segretario ribadisce la legalità, la professionalità e la sinergia, dice: dobbiamo batterci perché le autoscuole continuino a mantenere la competenza sul campo e la formazione professionale, cosa che non accade in molti paesi dell'Unione Europea. UNASCA continuerà a difendere la legalità, a promuovere la professionalità e la sinergia anche con azioni legali a difesa degli operatori onesti. Era l'ultima notizia, vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo il nostro sito www.targicristallo.it per continuare a seguire queste e altre notizie e approfondimenti del settore. Vi do appuntamento alla settimana prossima, grazie.